adesso ci auguriamo, anche se sappiamo che non sarà semplice anche il conforto magari di qualche risultato sportivo, però insomma qui non si tratta di essere di parte, che è facile. Credo che un contesto, uno scenario del genere lo possiamo mettere in campo solo noi. Se poi uniamo alla scenografia del luogo, insomma, sono divertito con Renato Di Rocco, il presidente, a fare due passi in centro, a vedere appunto a quanti centimetri passano i corridori dal battistero. Credo che se a questo uniamo anche la nostra storica, tradizionale capacità di organizzare un grande evento, anche se magari siamo sempre purtroppo in rincorsa all'ultimo minuto, lasciamo il segno e sono quei mondiali che uno si ricorda. La verità è che insomma tifiamo per Bettini e per tutti gli italiani, perché insomma il ciclismo e la Toscana sono la culla dello sport italiano. Al discorso di Roma, voi sapete che c'è l'idea di portare le Olimpiadi in Italia, e il discorso di Roma è attualmente un discorso che appunto merita tutte le riflessioni del mondo. Io ho fatto un gran tifo ovviamente che ci potessimo ragionare, e adesso vediamo nelle prossime settimane quello che succede. Insomma, devono essere tanti fattori che devono andare per il verso giusto. Io ho molto entusiasmo su questa partita, però bisogna anche, diciamo, essere realisti.